io ne ho lette cose che voi umani non potreste immaginarvi. Il sociale sui social e non solo. A cura della redazione di News Rimini e Rimini Social. Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con Io ne ho lette cose, la nostra rassegna stampa dedicata al mondo del sociale e della cultura. Oggi è martedì 23 aprile, sono le 10:20 e noi cominciamo questa settimana, che sarà una settimana con qualche appuntamento in meno, perché giovedì è il 25 aprile, festa, quindi non andremo in onda, ma torneremo poi puntuali sabato mattina, sempre qualche minuto dopo le 10. Con cosa apriamo questa puntata? Riprendiamo un tema che abbiamo affrontato alcune settimane fa. Ricorderete, avevamo parlato di un progetto che era nato e si era sviluppato anche grazie a una raccolta di crowdfunding. Ne avevamo un po' parlato insieme all'ideatrice e oggi, insomma, ne parliamo in modo più approfondito, perché domenica ci sarà l'inaugurazione, ieri è stato presentato alla stampa. Parliamo del progetto Strada Provinciale 31, ex Frantoio SP31 San Savino Factory Culturale, che adesso è finalmente pronta ad aprire le porte con un calendario di attività di cui l'altra volta avevamo solo accennato e oggi entreremo un pochino più nel dettaglio. In collegamento con noi di nuovo, ed è un piacere per noi, c'è Isabella Bordoni, che ha ideato e curato il progetto rigenerativo. Ciao Isabella, buongiorno. Ciao Stefano, buongiorno. Grazie come sempre per essere qui con noi. Allora, io riprenderei proprio da dove ci eravamo lasciati l'altra volta. Ci avevi raccontato un po' gli obiettivi, le finalità e anche soprattutto il percorso che aveva, diciamo così, condotto dall'idea originale alla raccolta di fondi alla, diciamo, concretizzazione del progetto, e progetto che ieri appunto è stato presentato alla stampa e che domenica farà la sua inaugurazione ufficiale. Quindi ti chiedo un po' com'è stato quest'ultimo passaggio e anche cosa ci aspetta domenica, quale sarà, insomma, il calendario anche di appuntamenti della giornata che accoglierà le persone che verranno. Molto volentieri. Allora, intanto, da quando ci siamo sentiti sono successe altre cose, nel senso che si è intensificata, si è consolidata la rete, diciamo così, territoriale, quindi tutto un insieme di associazioni e di presenze che si sono rese disponibili già a partire dall'inaugurazione, ma proprio, diciamo, a condividere il percorso che questo progetto si aspira a creare sul territorio e non solo sul territorio. Quindi posso segnalare già delle presenze che ci saranno il 28, tanto non l'abbiamo chiamata festa, l'abbiamo chiamata inaugurazione, proprio per evitare anche un po' il fraintendimento così di un appuntamento che fa convergere intorno al cibo o al convivio. In questo caso non è così, faremo senz'altro un brindisi, ma è già un momento molto operativo, perché diciamo che la giornata è strutturata così: ci diamo appuntamento alle 4 del pomeriggio e ci siamo dati 4 ore di incontro e di attività. Quindi alle 4 partiamo, e appunto con una di queste collaborazioni, che è un'associazione di abitanti di San Savino, un'associazione che si chiama Epoz della Piva, che vorrebbe dire, adesso voi probabilmente molti conoscono il dialetto meglio di me, però ma non io. Quindi va bene, va benissimo. Ecco. Allora, Epoz della Piva è il pozzo della Pieve, e cioè una fonte che è uno dei segni iconici, diciamo, nella topografia, ma anche nella vita sentimentale, ecco, affettiva, diciamo così, degli abitanti di San Savino. E quindi è un luogo culto, tanto da dare il nome all'associazione locale, ma anche grazie a loro faremo un tour del quartiere, chiamiamo così, del paese, della località, e andiamo a visitare anche il posto della Pira, andiamo a visitare il castello, alcune scorci, diciamo, di paesaggio, alcune punti che sono luoghi di attrazione affettiva e strategici per gli abitanti, per capire dove ci siamo situati noi
col nostro progetto culturale, in quale contesto paesaggistico e umano. Quindi questo sarà il tour iniziale a cura degli abitanti, a cura appunto di questa associazione di abitanti, e poi rientriamo al frantoio e lì facciamo un giro negli spazi che sono stati nel frattempo rigenerati e ci posizioniamo però all'esterno, tempo permettendo, ci posizioniamo all'esterno, dove incominceremo dalle 5 alle 7, quindi dalle 17 alle 19, ci saranno queste due ore proprio di coprogettazione relativo al bosco che verrà. Quindi ci concentriamo sullo spazio esterno, capiamo cos'è questo luogo in cui siamo, la qualità del terreno, l'esposizione, le caratteristiche di questo spaccato di terreno nel cuore proprio di San Savino, uh-huh. e cominciamo a immaginare il bosco che sarà. Quindi quali alberi, perché questi alberi, quale tipo di consociazione sarà possibile fare tra piante, no? Proprio anche nella prospettiva di quella che oggi conosciamo, ma è praticata da anni, come agroforestazione, che è un sistema del pensare il verde come mutualismo tra piante, tra vegetazioni. Okay. Quindi senza uso di chimica, ma anzi affidando alla natura, ma conoscendo alcuni meccanismi della natura e lo svolgimento della propria crescita. E questa cosa la facciamo insieme ad un'altra associazione che invece si chiama Insieme Salmeni. La questione del dialetto è interessante perché torna nelle associazioni locali, c'è molto, nonostante siano persone anche giovani, però in particolare Insieme Salmeni è un'associazione di giovani coltivatrici e coltivatori che si sono chiamate così come omaggio alla lingua del dialetto, ma però vuole dire questa cosa, sta a dire una loro poetica di fondo, che è quella di preferire il lavoro delle mani per la terra al lavoro meccanizzato, e infatti loro fanno lavoro di custodia di terreni e di cura delle piante senza massiccio uso delle macchine, ma direi veramente con molto lavoro a mano, ecco. Quindi ed è stato un privilegio poter incontrare associazioni del genere su questo territorio, perché non è scontato che iniziative così contemporanee e che però fanno tesoro della tradizione e che però sono contemporanee, perché questo è il fare di oggi, è il fare che serve oggi. Quindi diciamo non è solo un recupero nostalgico, non è solo un guardare al passato in modo un po' nostalgico, una volta si stava meglio, e per riprendere in modo superficialmente alcune modalità, tradizioni, è una riattualizzazione. Assolutamente sì, è proprio questo, e infatti anche durante la conferenza stampa più volte mi capita di dire anche la ristrutturazione per esempio dell'ex frantoio si è mosso in questo solco proprio antiretorico, no? Avevamo delle macine per esempio all'interno che erano un elemento molto suggestivo, che però lasciare dentro sarebbe stato anche tanto un'occupazione di spazio in uno spazio grande non è, quindi serviva quello spazio, però anche non la celebrazione di una tradizione che oggi non è, insomma, per cui quelle macine ci sono ma sono andate all'esterno del frantoio. Certo. E questo vale per la ristrutturazione, ma vale ancora di più per l'approccio che noi scegliamo di avere con lo spazio e con l'ambiente, no? Non a caso questo è un progetto che se dovessimo sintetizzare con uno slogan anche un po' povero come sono gli slogan, però per intenderci, ecco, è un progetto che punta a ristabilire degli equilibri tra la persona, tra l'umano, tra la presenza umana sulla terra, quindi tra la persona, l'ambiente, e l'ambiente è tutto, è l'ambiente naturale, l'ambiente costruito, l'ambiente culturale e la natura. E abbiamo questa possibilità qui in piccolo, ma ce l'abbiamo, perché abbiamo uno spazio che è fatto di muri, abbiamo uno spazio che è fatto di ambiente, di paese, ed uno spazio che è fatto di terreno proprio disponibile a questo tipo di approccio così sperimentale, che però
questo va detto, è sempre è sperimentale, ma è sempre meno sperimentale perché, grazie al cielo, sempre più persone, e sono spesso persone giovani, hanno capito e praticano questo tipo di rapporto con il terreno proprio, quindi non estrattivo, non intensivo, ma proprio di relazione, direi ancora una volta, sentimentale, affettiva con la materia terra con cui con la quale ti confronti, ti misuri. Certo, un rapporto, ecco, quasi da ecosistema. Sì, assolutamente, ha detto la parola giusta, sì. Proprio un rapporto ecosistemico. È un termine che noi usiamo anche proprio nel nostro pensare, nel nostro fare, ecosistemico. E devo dire che questo sono di parte, però l'arte l'ha capito forse 30 anni fa, che anche la dimensione artistica era un ecosistema, quando ha attraversato i processi artistici a livello interdisciplinare, per esempio, no? Uh-huh. E finalmente abbiamo capito che la vita è ecosistema, che la vita sulla terra è ecosistema, e quindi questo è l'approccio che noi, insomma, adottiamo. Ecco, quindi domenica pomeriggio succede questo, c'è questo tour, c'è questo momento di coprogettazione collettiva, comunitaria del Bosco che verrà, e c'è un brindisi finale, perché il brindisi si deve, certo. E si deve grazie anche al supporto, all'aiuto, all'offerta, ecco, questa è la parola giusta, all'offerta di un'altra realtà amica di questo progetto, che è la Fattoria del Piccione, che è ubicato proprio di fronte a noi, come posizione sulla strada, quindi sono amici e sono vicini di casa. E tra l'altro la Fattoria del Piccione, oltre a offrire il vino, siccome fa anche un percorso molto interessante sulle proprie terre, di rapporto con la terra e col prodotto, diciamo, vino nella prospettiva biodinamica, anche loro hanno delle cose da dire. E quindi questo succederà nel pomeriggio di domenica, un incontro di vicinato, ma dove invitiamo tutti, i vicini e i lontani, a partecipare a questo momento di avvio. E anche perché il brindisi è dedicato soprattutto ai donatori e alle donatrici del crowdfunding, che sta alla base di questo progetto, quando nell'agosto scorso abbiamo partecipato a un bando che apriva questo crowdfunding collettivo e che ha dato questo buon esito, insomma. Certo, diciamo che ha reso anche possibile poi, no, fare, come dicevi l'altra, sì, volta, i primi passi per arrivare all'inaugurazione di domenica. Invece ti chiedo se ci puoi dare anche qualche anticipazione del calendario, che poi da maggio vedrà alcune attività svolgersi proprio negli spazi dell'ex frantoio. Esatto, sì, la volta scorsa ci eravamo lasciati con un programma che ancora non potevamo anticipare, adesso sì. E quindi allora, diciamo, lo dicevamo prima, la vocazione di questo luogo è quella di ricucire anche, no, uno strappo che nel corso di questi decenni c'è stato tra ambiente e umano. Uh-huh. E quindi l'obiettivo di queste prime due giornate, che sono il 3 e il 4 maggio, l'intera giornata dedicata a classi del liceo, di un liceo di Rimini, in particolare il liceo linguistico di Rimini, gli obiettivi di queste due giornate sono proprio quelli di immergere le ragazze e i ragazzi dentro ad una situazione dove questa relazione si rende tangibile. Rende tangibile in varie forme, e l'abbiamo chiamato modulo attivo immersivo, quindi un po' dice da sé. Cioè un'esperienza intensiva, proprio perché accadono nell'arco di queste 9 ore insieme. I ragazzi arrivano qui alle 8:30 e partono da qui alle 17:30, accadono una serie di cose che compongono un'esperienza che sarà poi, avrà modo poi per ciascuno, ciascuna di loro di decantare nel tempo. L'obiettivo è
fornire gli elementi per comporre un'esperienza. E questo accadrà con quattro classi, sono la terza B, la terza C, la terza D e la quarta C del Liceo Linguistico dei Rimini. Devo ringraziare innanzitutto la direzione didattica e la direzione amministrativa di questo progetto e alcuni insegnanti, in particolare Davide Pazzaglia, che ha fatto da leva, diciamo da portavoce di questo progetto, e questo progetto è passato dentro la scuola come doveva accadere, nella maniera giusta, cioè come progetto di educazione civica. Okay. Quindi queste classi aderiscono a un progetto di educazione civica che li fa stare fuori dall'ambiente scolastico, e questa è piuttosto nuova come esperienza, quindi sono molto contenta anche di questo risultato. E che cosa incontrano queste ragazze e questi ragazzi? Beh, allora, innanzitutto abbiamo con noi Tonino Perna. Sono molto contenta di questa presenza, perché Tonino Perna, per chi non lo conosce, brevemente dico che è un sociologo, un economista, è parte, diciamo, del gruppo del consiglio di che ha fondato il comitato di creazione, di fondazione di Banca Etica. Questo accadeva circa forse 25 anni fa. È stato presidente del Parco dell'Aspromonte, dove ha istituito la moneta locale in Aspromonte. È stato compagno di strada di Mimmo Lucano, dove ha istituito la famosa moneta di Riace. Diciamo che ha pensato dei sistemi pratici, teorici, ma pratici anche, di economia di prossimità e di, chiamiamole così, economie solidali, inscindibili dai temi della giustizia sociale, che oggi è prioritaria da pensare, ed è inscindibile anche dalla visione ecologica, ecosistemica del mondo. E questo è fondamentale. Tonino Perna per noi, per me, è un punto di riferimento. Ho la fortuna di conoscerlo da alcuni anni e di scambiare punti di vista con lui, e averlo tra di noi nella disponibilità proprio di questi giovani e di questi ragazzi e queste ragazze mi sembra un grande privilegio per tutti. Un altro pezzetto di Tonino Perna che mi piace citare è che lui è tra gli iniziatori di un progetto che si chiama The Last 20, gli ultimi 20, che diciamo è un progetto che dà voce ai paesi ultimi della Terra, non quelli, diciamo che nasce come controcanto del G8, ma non sono i paesi più poveri. The Last 20 non sono i paesi più poveri del mondo, ma sono i paesi maggiormente impoveriti dai paesi più ricchi. Ok. E questo è un elemento straordinario, cioè il fatto che si riesca a creare un'associazione che mette insieme questi paesi, e che spesso, solo soprattutto paesi africani, e che spesso hanno un pensiero pioniere rispetto alle culture dell'ambiente, per esempio, no? Ecco, questo è bene che si sappia in un mondo talmente occidentalizzato e talmente consumistico. Quindi abbiamo Tonino Perna tra di noi, non ne solo, ci saranno altre bellissime presenze. Un'altra è Andrea Fantini. Andrea Fantini è un geografo, un agroecologo ed è anche fotografo. Lui è cesenate, collabora con l'Università di Bologna, ha studiato a Barcellona, e diciamo che Tonino Perna e Andrea Fantini sono le due presenze che accolgono dentro questo momento assembleare i studenti e le studentesse che arrivano al Frantoio nella prima mattinata. Quindi sono due ore di conversazione assembleare su questi temi che abbiamo detto prima, cioè economia solidale, giustizia sociale, crisi ecologica, e quali cambi di rotta si possono mettere in campo per contrastare, no? Alcune queste situazioni. Certo. Direi una bellissima partenza, insomma, per le attività dell'ex Frantoio. Sì.
Sì, dobbiamo riconoscere la verità partenza. Poi questo gruppo viene suddiviso in tre piccoli gruppi, ciascuna mattinata viene suddiviso in tre gruppi, e questi tre gruppi invece sono proprio di attività, chiamiamole così, più legate al fare, al fare in varie misure, che adesso descrivo un po'. Allora, un primo gruppo si raccoglie intorno a Maria Luisa Cipriani. Rimini Maria Luisa è una persona, una professionista molto nota, è un architetto e paesaggista che lavora con il proprio gruppo intorno all'esperienza del paesaggio, cioè a che cos'è percepire, leggere e disegnare un ambiente, quindi immaginare in questo caso soprattutto lo spazio di soglia tra il costruito e il non costruito, no? Perché il frantoio ha, appunto, ci sono dei muri, c'è un terreno e c'è uno spazio intermedio che è uno spazio aperto che non è né muro né terreno. Allora che cos'è questo spazio di soglia e come lo si può risignificare? Questo è un altro pezzetto fondamentale, perché spesso è nello spazio di soglia che emergono le visioni più pioniere e più durature. Quindi questo è il pezzetto che un gruppo farà con Maria Luisa. Un altro gruppo lavorerà con Lorenzo Cagnoli, anche Lorenzo è una figura nota a Rimini, e Lorenzo è un panificatore, filosofo, e laureato in filosofia ed è un panificatore, lo definiamo e si definisce lui stesso panificatore agricolo urbano, e con lui il gruppo di lavoro farà il pane. E quindi c'è questo momento di panificazione collettiva, e questo momento è, diciamo, ha delle interpunzioni, è puntellato da alcuni contributi verbali di Karen Venturini. Invece Karen è economista ed è anche autrice di testi molto interessanti, dove coniuga il disegno con la scrittura, il segno, diciamo, di illustrazione con la scrittura. Economista, insegna all'Università di San Marino, e tra l'altro Karen, grazie a lei, abbiamo anche coinvolto il suo corso di economia alla Facoltà del Design dell'Università di San Marino, che ha adottato questo progetto come progetto pilota, come centro culturale che nasce in un'area di margine. Ecco, quindi un altro gruppo convergerà intorno a Lorenzo Cagnoli per la panificazione, e un altro gruppo invece converge intorno a Nicole Wendy La Fiata. Allora, Nicole Wendy La Fiata contiene il nome, Nicole, che è una ragazza giovane, atleta, presidentessa. Wendy è il termine con cui invece è nota nell'ambito sportivo, e lei è presidentessa in questo periodo della Libera Società del Frisbee ed è anche una studentessa universitaria all'Università di San Marino, e con Nicole Wendy il gruppo gioca a frisbee. E il frisbee non è uno sport che abbiamo scelto a caso, perché il frisbee è uno sport molto particolare che non ha arbitro, si gioca senza arbitro, e quindi qualsiasi, e non c'è fallo perché i giocatori non si toccano, però ovviamente durante il gioco si possono creare dei contrasti, delle dispute. Certo. E la disputa nel gioco del frisbee viene risolta dai partecipanti. Non c'è un arbitro che dice giusto, bene, male, cattivo, punizione, qua di là. Quindi no, serve molto fair play, insomma, c'è un'assunzione di responsabilità da parte dei giocatori. Esatto, è proprio questo. E questo è veramente fare esperienza di che cos'è mediare, no? E questa cosa che passa attraverso lo sport mi sembra una cosa meravigliosa. E quindi questi sono i tre gruppi. Dopo che sono state fatte queste attività, siamo arrivati più o meno a un'ora di pranzo, diciamo che siamo arrivati a un pranzo un po' tardivo, a partire dalle 13:30. Ci metteremo a tavola e ha cucinato per noi Ivan Fantini,
Ivan Fantini è di Gemmano, ma è noto anche Ivan ai Rimini, perché anche lui è un soggetto interessantissimo, che ha fatto del recupero dello scarto e un elemento di pregio per portare a tavola la disobbedienza, diciamo, proprio al modello alimentare consumistico. E quindi Ivan ci racconta che cos'è essere quello che lui è, e cioè lui si definisce ed è un cuoco dimissionario eterodosso, che però continua appunto a creare cibo e a offrire cibo. E Ivan, tra l'altro, è anche scrittore, e quindi la presenza di Ivan ci racconta che cos'è non sottostare al mercato della grande distribuzione, per esempio, uh-huh. e che cos'è mangiare con i prodotti di prossimità. Ecco, questo è quello che succede alla tavola, e il pomeriggio ci concediamo un momento di alcune ore più riflessivo. Dopo questa somma, diciamo, di esperienze, di ascolto e di pratiche, al pomeriggio, diciamo a partire dalle 3, per un paio d'ore, abbiamo Arianna Vairo, che è un'illustratrice molto interessante. Arianna lavora con una scrittrice, una sua ultima opera editoriale si chiama Iole, che è stato pubblicato da Topi Pittori e che sta vincendo diversi premi. Arianna è un'illustratrice di grande pregio, ha lavorato anche con il New Yorker per diversi anni, insomma, è pubblicata da varie case editrici italiane e non solo. Arianna segue queste giornate dall'inizio e le disegna. Quindi, quindi fa una testimonianza, un racconto, insomma, di quello che accade. Esatto. E nel pomeriggio ci mostra il suo lavoro, e sulla spinta di questo lavoro allestiremo delle tavole da disegno molto grandi, dei pannelli da disegno, da pittura, abbiamo gli attrezzi per pitturare, eccetera, e insieme ad Arianna ci sarà questo sviluppo più riflessivo, espressivo-riflessivo, l'abbiamo chiamato, perché l'esperienza fatta del mattino possa avere una decantazione, in questo caso pittorica, creativa, espressiva, ed essere espressa appunto attraverso dei materiali che sono delle tecniche artistiche. Certo. Isabella, noi purtroppo siamo in chiusura, abbiamo esaurito il nostro tempo, però è stato davvero uno spaccato affascinante delle attività che si svolgono all'Ex Frantoio. Insomma, ne abbiamo viste, insomma, ci hai raccontato l'inaugurazione di domenica, questa prima attività, poi immagino che il calendario si arricchirà, magari sarà anche l'occasione per risentirci e raccontare un po' assieme come proseguono le attività e anche cosa si svolge tra le pareti dell'Ex Frantoio, che tra l'altro nella prima parte della chiacchierata abbiamo anche visto, grazie alle immagini che sono state girate ieri durante la conferenza stampa di lancio di presentazione della giornata di domenica. Quindi abbiamo visto anche un po' la sala, l'esterno, insomma un luogo davvero, come dicevi anche tu, intriso di storia, molto affascinante, e che darà vita davvero a tante tante attività. Io ti ringrazio per averci fatto questo racconto, e l'invito a questo punto è a risentirci magari più avanti per continuare anche questo racconto e seguire le attività dell'Ex Frantoio. Molto volentieri, intanto vi aspettiamo domenica. Benissimo, domenica allora rilanciamo l'inaugurazione. Grazie Isabella e buona giornata. Appunto, allora vi ricordiamo l'inaugurazione di domenica dell'ex Frantoio. Trovate tra l'altro tutte le informazioni e anche gli approfondimenti sulla nostra pagina di Rimini Sociale, con la notizia che racconta
approfonditamente, insomma, tutto quanto ci ha riportato anche con le sue parole Isabella Bordoni. Noi siamo arrivati così in chiusura di questa puntata, la chiacchierata insomma ha preso tutto lo spazio che avevamo oggi dedicato a questa puntata, ma ovviamente non ci lasciamo prima di aver ascoltato i consigli di lettura di Gianluca Guidomei, poi non torniamo qui, andiamo direttamente in chiusura, così lasciamo spazio ai nostri colleghi Max Alberici e Matteo Munaretto per Faccio Cose Vedo Gente. Vi ricordo che noi non ci sentiremo giovedì 25 aprile, festa della Liberazione, ma ci ritroviamo poi sabato mattina. Buona giornata. Buongiorno e bentrovati. Oggi vi vogliamo parlare di un libro che ci ha colpito e che riteniamo veramente interessante, perché racconta un pezzo di storia che difficilmente i ragazzi conoscono o hanno la possibilità di approfondire anche negli studi scolastici. Si intitola Tempesta Matteotti, l'ha scritto Luisa Mattia ed è pubblicato da Lapis Edizioni. Matteotti è Giacomo Matteotti, il deputato socialista, grande giurista, un sindacalista molto, molto energico, un pacifista e soprattutto un antifascista della prima ora, tanto che fu veramente il più acerrimo nemico di Benito Mussolini nella sua iniziale ascesa al potere. Fu quello che denunciò le violenze, gli imbrogli del nascente fascismo, senza alcuna paura. Ma il libro di Luisa Mattia non è una biografia, quindi non si parla della vita di Giacomo Matteotti, di tutta la vita di Giacomo Matteotti. Si parla però della sua figura, dell'importanza che ha avuto, se non altro per il suo temperamento che lo faceva, come dire, esplodere ogni volta in Parlamento quando doveva denunciare qualche cosa che non lo convinceva, tanto che poi purtroppo pagò a caro prezzo questo affronto al regime e al Duce. Ma vi dicevo, non è una biografia, perché è in realtà la storia di due ragazzi, Cesira e Augusto, due ragazzi di un quartiere popolare romano. Cesira fa la ragazza di servizio in casa Matteotti, quindi aiutando soprattutto la moglie che ha tre bambini e questo marito purtroppo molto assente per questioni di lavoro, ma anche perché spesso deve andare anche in trasferte lunghe, per esempio a Londra e in Inghilterra. È un uomo problematico da avere al proprio fianco, perché rischia continuamente, visto la sua come dire, opposizione molto forte al fascismo. E Augusto invece è il garzone di un fornaio, è un ragazzo che non è molto istruito, la scuola non è certamente la sua più grande passione, e frequenta ragazzi che sono molto vicini ai miliziani fascisti, e da loro è affascinato dal fatto che si vestono bene, che hanno una divisa sempre pulita, mentre lui ha solo un paio di scarpe rotte e un pantaloncino corto. È affascinato dal fatto che comunque girano dei soldi nelle loro mani e soprattutto che esercitano un potere, che più che potere, diciamo, è una prepotenza. E però, insomma, questo mondo gli piace, ascolta i loro discorsi, e tra i loro obiettivi delle milizie fasciste c'è appunto anche il deputato Giacomo Matteotti, che secondo loro e secondo il fascismo in generale stava alzando un po' troppo la testa. Augusto diciamo che si innamora di Cesira, prova degli approcci, però lei lo respinge. Lui è un po' troppo fisico, è come se non la rispettasse, capisce poco questa reazione Augusto. Lui pensa che Cesira dovrebbe essere solo contenta di poter ricevere un suo bacio. Conosce Giacomo Matteotti, che guarda sempre con appunto un occhio un po' torvo. In realtà poi scopre che è una brava persona, è una persona che addirittura si offre di aiutarlo ad imparare a leggere
e scrivere, ma dall'altra parte le persone che lo spingono verso l'azione fascista, che è spesso violenta, appunto additano Giacomo Matteotti come una delle prossime vittime dei loro famosi pestaggi. E purtroppo nel 1924, di questo anno che stiamo parlando, Giacomo Matteotti verrà rapito e poi ucciso appunto da una squadraccia fascista. E qui è l'importanza del libro e della storia e della figura di ragazzino Augusto, che capisce finalmente che cosa sta succedendo nella sua città e nel proprio paese, che cosa vuol dire la prepotenza e che cosa vuol dire la violenza. Come diciamo sempre, quando si racconta la storia di quegli anni del ventennio fascista, si tende sempre a raccontare, diciamo così, dalle leggi razziali in poi, quindi dal 38 in poi, e poi la guerra, l'alleanza con Hitler, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà l'importanza di questo libro, come pochi altri, è proprio quello di raccontare l'inizio del fascismo, cioè che cosa fosse davvero il fascismo, questo legame indissolubile tra un'opinione politica e la violenza e la sopraffazione. È un libro importante che consigliamo davvero tutti i ragazzi, diciamo, dalle terze medie in poi. Io ne ho lette cose che voi umani non potreste immaginarvi.